Maggiore attenzione per la sicurezza, meno incidenti sulle strade e minori conseguenze fisiche per automobilisti e pedoni. Questi gli obiettivi del progetto di sicurezza stradale Noi Sicuri, attuato con successo in numerosi comuni italiani e presentato in mattinata nella capitale. I dati parlano chiaro. L'alta velocità è una delle principali cause degli incidenti e la principale causa di gravità. Far rispettare i limiti imposti non è solo una questione di rispetto delle regole e delle leggi, ma soprattutto un modo per aumentare la sicurezza dei cittadini, come ha sottolineato Paolo Goglio, direttore del progetto. È un progetto che guarda soprattutto gli aspetti culturali, per cui il problema della sicurezza è un fatto culturale, è un fatto legato ai comportamenti. Questi comportamenti vanno in parte insegnati, educati, quindi bisogna cercare di indurre in modo il più possibile soft questi comportamenti in modo positivo. C'è anche una componente evidentemente legata al controllo, alla prevenzione, e quindi il progetto, oltre a prevedere una serie di attività di tipo culturale, educativo, con convegni, con incontri eccetera, prevede anche l'inserimento di strumenti molto poco invasivi su strada, costituiti da dissuasori, strumenti che consentono di effettuare un controllo, un'azione preventiva senza necessariamente guardare all'aspetto cassa, evidentemente, che è un po' invece l'aspetto deteriore della sicurezza, quello che negli ultimi anni ha creato più polemiche e quindi dato una cattiva immagine dell'ente locale. Con il progetto Noi Sicuri la sicurezza parte dalle amministrazioni comunali con iniziative educative per sviluppare la cultura della sicurezza nel cittadino e con l'introduzione sulle strade più pericolose di sistemi di prevenzione e controllo della velocità. A parlarcene Giovan Battista Tiengo, psicologo del traffico, e Pierluigi Arrighiani, esperto in polizia locale. L'incidente, il termine è molto improprio, è prevedibile e quindi evitabile. Evitabile perché ci sono delle cause. Le cause sono dentro la nostra testa, al nostro comportamento, alla nostra emotività. Il sistema Noi Sicuri parte da questo vuoto normativo per cercare di dare un minimo di assistenza all'utente della strada, che non è soltanto l'automobilista ma anche il pedone, anche il ciclista, anche tra virgolette l'utente debole, per prevenire quanto più è possibile la velocità e quindi l'incidentalità. L'evento è stato anche l'occasione per presentare il volume Guidare Oggi del giornalista Vincenzo Di Michele. Ci sono tutto ciò che nessuno mette in evidenza, perché io ho scritto per molti anni per le riviste di settore, e quindi anche il trasporto di bagagli, di windsurf, ciò che è inusuale in questo mondo, e quindi ho messo in evidenza queste problematiche.